Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi andiamo a parlare dello Sky Q quando si blocca, che non vi funziona neanche più il telecomando e voi mi chiamate in continuazione e mi dite: Andrea, perché non funziona? Non si accende più il televisore, non si accende più il decoder. Come posso fare? Adesso ve lo vado a spiegare in pochi punti. Quindi iniziamo. Allora, eccoci qua. Prima cosa, che succede? Voi la mattina vi alzate, prendete il telecomando, accendete il televisore e il decoder e vedete che il decoder non funziona. Il decoder può essere o lo Sky Q Platinum o addirittura i mini. Perché questo? Perché alcune volte questi decoder durante la notte fanno degli aggiornamenti. Questi aggiornamenti bloccano o addirittura resettano totalmente il decoder, soprattutto i decoder mini. Quindi quello che vi voglio dire è che se vi succede questo dovete fare delle normali procedure, semplicissime procedure che potete risolvere tranquillamente da solo. Dopo, per la riprogrammazione e tutto il resto, ci sono anche dei miei video dedicati che vi faccio vedere come riconfigurare lo Sky Q Mini, come metterlo a posto e via di conseguenza. Quindi quello che vi voglio far vedere è questo. Se la mattina voi, o la mattina o la sera, quello che sia, andate a accendere il decoder e vedete che rimane ancora con la lucetta arancione, la prima cosa che dovete fare è andare a premere il pulsantino. Se il decoder diventa verde, significa che il telecomando o si è sprogrammato o il decoder si è in pratica sprogrammato. Quindi voi che dovete andare a fare? La prima procedura che dovete andare a fare è premere i tasti 7 e 9 contemporaneamente per resettare anche lui il telecomando e farlo funzionare. Se dopo questa procedura, riaccendendo il decoder, non funziona o c'è qualcosa che non va, dovete chiamare per forza il tecnico o il servizio clienti. Invece, se vedete che questo riparte con tutto quanto, il decoder ricomincia e riparte insieme. Per la procedura guidata per in pratica riconnettere il telecomando al televisore, ti lascio qui sopra il link in descrizione del video per come riprogrammare il telecomando Sky Q o quello My Sky, quello che sia. E soprattutto, se è un decoder mini, potreste trovare il decoder mini proprio sconfigurato. Quindi ho fatto anche un video su questo che vi spiega passo passo come riconfigurare il mini con il vostro Sky Q Platinum. Questo video l'ho voluto fare perché dopo tante chiamate ricevute che quasi ogni giorno ricevo dai clienti che mi dicono: guarda Andrea, non mi funziona il decoder, non si accende, il telecomando non funziona più. Potrebbe essere anche il telecomando che non funziona più, perché mi sono capitate delle volte che il telecomando non funzionava, perché se premete i tasti 7 e 9 e vedete che la lucetta rossa non si accende, questa cosa ha qualche problema. Quindi voi chiamate Sky, andate in uno Sky Center e vi fate cambiare tranquillamente il telecomando. Se dopo il decoder che non si accende, andate a premere qui e vedete che non si accende, la prima cosa da fare è togliere la corrente in questo modo. Togliere il cavo di alimentazione del decoder e andarlo a riattaccare, così questo vi funziona, si resetta in pratica, vi riparte in modo tranquillo e si riaccende tutto. Quindi per questo video è tutto, spero che sia stato chiaro. Mi raccomando,
Lascia un like, iscriviti al canale e soprattutto se hai problemi scriverlo tranquillamente qui sotto nei commenti, cercherò di rispondere e mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!